L'endometriosi è una patologia ginecologica benigna, cronica, dell'età fertile, caratterizzata dalla presenza di tessuto endometriale, tessuto che normalmente riveste la cavità dell'utero, in sedi extrauterine come ovaie, vagina, intestino. Questa condizione può determinare una reazione infiammatoria cronica a carico degli organi presenti sia nell'addome inferiore che nell'addome superiore. È spesso caratterizzata da dolore pelvico cronico, da dolori invalidanti e può anche essere causa silente di infertilità. Si ritiene che in Italia ne siano colpite circa 650.000 donne tra i 15 e i 50 anni. Nonostante sia una malattia descritta da più di un secolo, ancora oggi le cause che la determinano restano incerte e soprattutto la diagnosi è difficoltosa e molto spesso è tardiva. Il Ministero della Salute ha recentemente finanziato uno studio triennale che coinvolge un team multidisciplinare di ricercatori e di clinici con lo scopo di ricomporre questo complesso mosaico che riguarda lo sviluppo e la cura dell'endometriosi. E durante la prima valutazione presso l'ambulatorio endometriosi vengono fatte una serie di accertamenti. Si parte prima di tutto con un'anamnesi approfondita, con la valutazione della sintomatologia della paziente, della storia clinica della paziente. Successivamente vengono visionate tutta la documentazione che la paziente porta in visione, eventuali interventi precedenti, eventuali fasi diagnostiche che già ha eseguito. Quindi ci si sposta al nostro lettino visite per fare una valutazione con l'esame obiettivo completo. Viene anche effettuata un'ecografia ginecologica di primo livello per vedere una valutazione primaria, quindi iniziale, dell'eventuale estensione dell'endometriosi, che eventualmente viene estesa successivamente con un'ecografia ginecologica di secondo livello fatta da professionisti dedicati. Successivamente si valuta se è necessario, su indicazione dell'ecografista, un'eventuale risonanza magnetica per capire un'estensione, soprattutto extrapelvica, della malattia. Si ritorna alla scrivania per valutare quello che è l'iter diagnostico-terapeutico che deve proseguire la paziente, capire se la paziente necessita di ulteriori visite o sì, valutazioni presso i colleghi per quanto riguarda il discorso del dolore, quindi una terapia soltanto antalgica piuttosto che una terapia ginecologica di tipo ormonale o non ormonale, che sia anche con terapie, come dicevo, non mediche, come può essere la dieta o terapie antalgiche o integratori, supporto eventualmente anche psicologico, perché è una patologia fortemente debilitante. Successivamente si programmano il follow-up della paziente nel caso in cui appunto non va ad intervento chirurgico. Nel caso in cui invece sia necessario l'intervento chirurgico, è necessario sia per ridurre il dolore pelvico, ma anche da un altro lato per aumentare la possibilità di gravidanza, di fertilità, perché questa è fortemente ridotta nelle pazienti con endometriosi molto spesso. E per ridurre eventuali danni d'organo, pensiamo ad esempio al rene quando gli ureteri sono coinvolti dalla patologia, e per ritardare le successive recidive. Se visto che c'è un ritardo diagnostico per quanto riguarda l'endometriosi che è variabile in media dai 7 ai 10 anni, perché ci vogliono dei centri specializzati con professionisti dedicati per cercare di fare una diagnosi quanto più precoce possibile. Il primo approccio di tipo diagnostico è una curata anamnesi e la visita, e per comprendere se effettivamente i sintomi riportati dalla paziente e la visita ci consentono di porre una diagnosi di sospetto, e nell'ambito della valutazione della paziente sicuramente l'ecografia riveste un ruolo determinante per andare a verificare se ci sono appunto queste localizzazioni di endometrio in sede atipica, cioè se non solo con l'ecografia di secondo livello andiamo a verificare l'utero e le ovaie, ma andiamo a ricercare, guidati anche dal dolore che la paziente riferisce, tutte le varie sedi possibilmente interessate da questo tipo di patologia. Il primo approccio che noi facciamo è con la sonda transvaginale. Anche noi, prima dell'approccio ecografico, visitiamo la paziente perché comunque è stato dimostrato che la visita associata all'ecografia ha sicuramente una sensibilità maggiore, guida l'ecografista verso le sedi più interessate. Andiamo a valutare l'utero, le ovaie, la vescica e gli ureteri, la mobilità degli organi, la presenza appunto di noduli,
la sede retrouterina, che è molto frequentemente interessata da noduli che possono avere dimensioni più disparate, ma anche la sede intestinale bassa, il retto e il retto sigma. Se poi la paziente riferisce ulteriori sintomi o comunque a completamento, diciamo, di questo esame, si fa sempre una valutazione anche di tipo transaddominale, che noi facciamo sia con la sonda convex che con la sonda lineare, e andiamo appunto a cercare anche a livello addominale eventuali localizzazioni che possono essere asintomatiche ma possono essere presenti. Il ruolo che l'ecografia di secondo livello riveste è molto importante, anche e soprattutto in una valutazione di tipo prechirurgico, per dare al chirurgo le informazioni necessarie per andare a vedere a livello laparoscopico quelle che sono appunto le localizzazioni di patologia. L'endometriosi può costituire una causa di infertilità. Di fatto, nelle forme particolarmente avanzate, quello che si può formare a livello pelvico sono delle aderenze che possono danneggiare gli organi riproduttivi, in particolare la tuba, andando ad occluderla e determinando pertanto un danno a livello di quello che è l'organo principe per il concepimento, perché garantisce l'incontro tra l'ovocita e lo spermatozoo. Inoltre, l'infiammazione pelvica che si genera come conseguenza della patologia può alterare la funzionalità ovarica e nello specifico può alterare la capacità di ovulare, così come può alterare la qualità di questi ovociti, sia quando parliamo di concepimenti spontanei, sia quando parliamo di tecniche di fecondazione assistita, e questo ovviamente si ripercuote negativamente sulle percentuali di successo. Inoltre, la tendenza a spostare sempre più in là il concepimento del primo figlio rappresenta un ulteriore aspetto da tenere in considerazione. Essenzialmente, le pazienti spesso arrivano alla diagnosi di endometriosi proprio nel momento in cui stanno ricercando una gravidanza. Nei centri di procreazione medicalmente assistita, circa il 30-50% delle pazienti sono affette da endometriosi e sono alla ricerca proprio del primo figlio. Accanto a questo, la chirurgia può costituire un ulteriore fattore di danno della capacità riproduttiva, soprattutto quando parliamo di chirurgia ovarica, perché può compromettere la perdita di parte del patrimonio follicolare nel momento in cui si cerca di enucleare, quindi di rimuovere la cisti endometriosica. Questo è dimostrato in letteratura e purtroppo anche nelle mani più esperte è inevitabile, l'entità è differente ma purtroppo è inevitabile. In tal senso tutte le linee guida nazionali e internazionali concordano nel proporre a queste pazienti un percorso di preservazione della fertilità prima di accedere alla chirurgia, con l'obiettivo di crioconservare ovociti che successivamente verranno utilizzati con tecniche di procreazione medicalmente assistita per ottenere una gravidanza. Alle donne reclutate nello studio verrà prelevato, oltre una porzione di tessuto endometriosico, anche un prelievo di sangue. Il DNA estratto da questo prelievo di sangue sarà poi analizzato in modo molto accurato grazie a tecnologie di ultima generazione chiamate Next Generation Sequencing, al fine di identificare varianti genetiche che possano in qualche modo essere presenti e in che modo queste possono essere coinvolte nell'insorgenza della patologia endometriosica. Si partirà quindi inizialmente da un'analisi di geni candidati noti in letteratura per essere associati a questa malattia, per proseguire poi all'identificazione teoricamente di nuovi geni coinvolti nella malattia endometriosica. Uno dei compiti del sistema immunitario è quello di distruggere le cellule che proliferano in una sede diversa da quella fisiologica. Il sistema immunitario delle persone che soffrono di endometriosi viene meno a questo compito, ovvero non si attiva immediatamente per distruggere le cellule in posizione anomala e le lascia proliferare. Inoltre instaura una condizione di infiammazione cronica che è un po' la base del dolore e genera un tessuto fibrotico che altera le ovaie e le tube e può compromettere così la fertilità. Nell'ambito del nostro studio esamineremo porzioni di tessuto prelevato dalle lesioni di pazienti con endometriosi per identificare i meccanismi all'origine di questa disfunzione del sistema immunitario. Nello sviluppo dell'endometriosi la genetica ha sicuramente un ruolo fondamentale, ma è accompagnata anche da alterazioni del sistema immunitario e del processo infiammatorio.
Di più recente scoperta è il ruolo svolto dalla popolazione batterica intestinale, in particolar modo di quella porzione che viene chiamata estroboloma, che è in grado di aumentare i livelli di estrogeni in circolo. L'endometriosi è una patologia che dipende dai livelli in circolo di estrogeni. Più alti sono questi, peggiore è la sintomatologia. Di conseguenza, andare a studiare la popolazione batterica intestinale nelle donne con endometriosi ci permette di capire di più sulle cause della patologia, ma anche capire se modulare questa popolazione batterica intestinale può migliorare i sintomi. Uno dei temi della ricerca riguarda il ruolo del ferro e di altri metalli inquinati nell'endometriosi. Molte evidenze indicano che il ferro abbia un ruolo importante nella genesi e nel mantenimento dell'endometriosi. Questo metallo si libera durante le emorragie periodiche a livello delle lesioni endometriosiche e può accumularsi nei tessuti circostanti. Il ferro libero scatena una reazione di stress ossidativo e quindi mantiene la patologia. Questo è importante soprattutto a livello delle ovaie, dove può compromettere la fertilità e anche essere la base per patologie più importanti. Assieme al ferro possono accumularsi anche degli inquinanti, dei metalli pesanti, e noi questo lo indagheremo con delle tecniche di imaging chimico e microscopie avanzate disponibili presso Sincrotrone ed altri centri ed altre facility internazionali.